Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo della Mohindra Retinoscopy, che è una retinoscopia dinamica ideata e sviluppata da IDEA Mohindra. Questa retinoscopia dinamica serve a valutare lo stato rifrattivo in esaminati non collaboranti o in bambini in tenera età, quindi in infanti, ed è l'unica retinoscopia dinamica che si esegue quasi al buio, quindi con condizioni di illuminazione ambientale particolare. Quindi con un'illuminazione ambientale molto 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 bassa. Questo, diciamo, per favorire una certa dilatazione pupillare e quindi per dare quella specie di effetto ciclopegico, quell'effetto mitriatico, ovviamente non farmacologico e quindi del tutto naturale. In questa tipologia di retinoscopia, il target è costituito dalla luce del retinoscopio stesso, e la quale viene, diciamo, diminuita di intensità, ovviamente per non provocare lacrimazione o fastidio, e quindi per consentire all'esaminato di osservarla e di fissarla. La distanza di esecuzione è di 50 centimetri e durante l'esecuzione, se l'esaminato è un infante, quindi un bambino molto molto piccolo, esso viene tenuto in braccio da un genitore o dalla madre, insomma, mentre se è un esaminato che può, diciamo, anche se non è collaborante, sedersi tranquillamente sulla poltroncina dello studio, tutto, diciamo, si esegue in piena normalità. L'esaminatore si pone frontalmente e in maniera simmetrica rispetto all'esaminato, si pone ad una distanza di 50 cm ed inizia a osservare il riflesso retinico in entrambi gli occhi, prima nell'occhio destro e poi nell'occhio sinistro. E praticamente sta attento soprattutto al movimento del riflesso, non tanto al colore, ma quanto al movimento, cercando di neutralizzarlo con delle lenti. E inoltre si tiene conto anche della distanza di esecuzione, che è di 50 centimetri. Una volta che è stato, diciamo, neutralizzato il movimento attraverso delle lenti, praticamente si va a calcolare il fattore di compensazione. Questo fattore di compensazione dipende dalla distanza di esecuzione, che è 50 cm, che poi tradotta in diottrie fa 2 diottrie. Ad essa viene praticamente sottratto il lag medio nei bambini, che è di 0,75, e quindi abbiamo un fattore di compensazione che è di più 1,25, che è un fattore praticamente costante nella Mohindra retinoscopy, il quale va ad essere sottratto al valore della lente che neutralizza il riflesso. Quindi, ad esempio, se il riflesso retinico è stato neutralizzato con una lente di più 2,50, adesso dobbiamo sottrarre il fattore di compensazione, quindi più 2,50 meno più 1,25 abbiamo una metropia di 1,25, quindi di più 1,25. Ovviamente, se notiamo delle differenze a livello di riflesso retinico fra i meridiani principali e quindi c'è un astigmatismo, andiamo ovviamente a neutralizzare prima il riflesso retinico nei due meridiani principali, poi dal valore della lente che ha prodotto la neutralizzazione del riflesso andiamo a sottrarre il fattore di compensazione e poi dopo, fine, andiamo a calcolare la sferocilindrica. Dunque, questo è tutto per quanto riguarda la Mohindra Retinoscopy. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style!